Quanto rimane dell'area dell'orcello di cui parlavo prima? Area dell'orcello che aveva la cascina sulla portamente frontale rispetto a queste due case. Queste sono le case che sono rimaste, infatti se entrate, quando c'è il portone aperto, perché ovviamente sono private, ma la parte del vecchio addentro, ci sono c'è ancora la torre quadrata. Di fianco, o meglio, dietro questa casa ci sono i bastioni, i resti dei bastioni che sono in viale Filippetti che arrivano fino appunto all'angolo del bastione di Porta Romana, che è uno dei meglio conservati sicuramente. Questo quindi quanto ci rimane dell'orcello in questo momento, non sono esattamente case magari entusiasmanti dal punto di vista estetico, ma storicamente hanno il loro valore perché, come avete visto, la cartina del 1883 già figurava. Tra l'altro quel tratto di via tra diciamo così, la circonvallazione dove adesso chiamiamo via Filippetti eccetera e la circonvallazione di Piazza Bottini di Detto Celeste si chiamava di Orcello prima di essere rinominata abbiamo visto prima tra le tante diramazioni quella di via Salasco. Via Salasco ha una diramazione in particolare che ci porta fino all'attuale via Bocconi. Nel tratto terminale sorgeva questo edificio che era il centro sperimentale del latte, poi fabbrica dello yogurt, poi Yomo, attualmente dal 92 scuola d'arte drammatica Paolo Grassi, la scuola civica, scuola di teatro. Questo edificio, come vedete dal fatto che ha conservato ancora la ciminiera, è ancora quanto rimane della vecchia fabbrica legata alla centrale del latte che indubbiamente era a poche centinaia di metri. È stato un interessante esempio di riutilizzo di edifici industriali attuato appunto nel 1992 quando ancora non era partita la riqualificazione dell'area dismessa, quindi è stato un po' un esperimento pilota. E devo dire che io ci vado abbastanza spesso, quindi devo dire che è riuscito anche bene perché vedo che le strutture dentro sono state veramente